Abbiamo finito? Ah, finita la telecronaca, che ne so. Oddio, ma chi è questo? Questo lo taglio. Allora, quest'oggi faremo vedere ai nostri fan. So fan, sì. Quasi, sì. Faremo vedere la giornata tipo di un giornalista di fuori area. Se ve va, sempre. Allora, ovviamente si parte dal viaggio di ritorno in macchina. Tutto sommato fa caldo, mi hanno detto. Abbastanza. Fanno 2 gradi. Oggi fanno 2 gradi. Vediamo il gelo fuori. E qua non c'è, non si vede il gelo si deve sentire. Ah, si sente. Si sente proprio nelle ossa. Questo è il momento topico, Stefano. Vignola alla radio. C'è Vignola alla radio, vediamo che dice. Con un bellissimo cucchiaio. Vediamo che dice, non si può sentire. Finito sotto l'incrocio dei pali, quindi complimenti. Sotto l'incrocio. Sotto l'incrocio dei pali. Incredibile. Comunque cercherà di lottare. Ecco. Con l'inserimento nella rosa della Lupa Frascati di Gianluca Polverino, potrebbe cambiare qualcosa anche a livello di modulo? Una tua opinione? Potrebbe, sì, sì, tanto Pochetti di solito gioca con un 4-4-2. Ma perché Giustiniani fa domande tecniche a Vignola? Beh, è un bel momento di radio. Ma poi soprattutto mi hanno detto che tutto sommato Giustiniani di calcio ci capisce. The doctor cuts your cord, hands it to your mom. She sets you free into this life. And where do you go? With no destination, no map to guide you. But wouldn't you know that it doesn't matter? We all end up the same. These are the chronicles of life and death and everything between. Devo fare vedere al pubblico fuori anni i suoi vestiti di piccati. Qua c'è la dottoressa Croce la sua salutata. No, questa volta questa è la sua amica. Allora dai. Allora eccoci qua, c'è tutta la nostra redazione al lavoro. Partiamo dal capo, Luca Lo Iacono. Saluto Luca Lo Iacono. Amici! Vediamo cosa fai. Vediamo cosa fa. Corregge gli articoli. Come se fosse in grado. Guarda, ti rinato un'altra correzione che ti faccio. Guarda che fai in onda. Ha cancellato l'articolo. Guarda che fai in onda, io l'ho detto mentire. Un saluto, ciao Enrico. Cosa stai facendo? Nulla, come al solito Enrico, nulla. Il nostro mitico, come dice Luca Lo Iacono, la barba più esperta del campionato. Ormai di eccellenza, no, di lui. Saluta il pubblico a casa. È una cosa carina, perché non faccio il montaggio. Oddio, ma quanto è figo questo. Oh, direttore, come... con le stelle di Natale. Ma che deridi? Poi te lo spiego. Lo spieghi in diretta? No, meglio di no. Ecco chi mancava. Saluta. Vuoi qualcosa? Poi c'è Cristiano Amalfitano, che oggi è di cattivo umore, ciao Cristiano. No, tu stai vincendo. Ma già l'hai detto prima. Allora, vi abbiamo trasmesso la giornata tipo della redazione di Fuori Area. Io direi che per quest'anno è veramente tutto per Fuori Area. Fabio Gradasso. Ma come Fabio Gradasso? Stefano Felici. Simone Cervellini. Dillo te. Per Fuori Area, Stefano Felici.